C'erano delle sere in cui, attraversando la città in direzione del ristorante, provavo un tale rimpianto di Madame d'Egberon e del Mantes che faticavo a respirare. Si sarebbe detto che una parte del mio petto fosse stata sezionata da un abile anatomista, asportata e sostituita con un identico ingombro di sofferenza immateriale, con un equivalente di nostalgia d'amore. E per quanto possano essere ben applicati i punti di sutura, si vive abbastanza penosamente quando il rimpianto di una persona si sostituisce alle viscere, dà l'impressione di occupare più spazio di loro, si fa sentire ininterrottamente, e poi è talmente ambiguo essere costretti a pensare una parte del proprio corpo. L'unico vantaggio è che ci si illude di valere di più. Alla minima brezza si sospira d'oppressione, ma anche di languore. C'erano delle sere in cui, attraversando la città in direzione del ristorante, provavo un tale rimpianto di Madame de Guermantes che faticavo a respirare. Si sarebbe detto che una parte del mio petto fosse stata sezionata da un abile anatomista, asportata e sostituita con un identico ingombro di sofferenza immateriale, con un equivalente di nostalgia ed amore. E per quanto possano essere ben applicati i punti di sutura, si vive abbastanza penosamente quando il rimpianto di una persona si sostituisce alle viscere, dall'impressione d'occupare più spazio di loro, si fa sentire ininterrottamente, e poi è talmente ambiguo essere costretti a pensare a una parte del proprio corpo. L'unico vantaggio è che ci si illude di valere di più. Una minima brezza si sospira d'oppressione, ma anche di languore.